Ben ritrovati amici telespettatori di Cilento Channel, un nuovo appuntamento della rubrica Nutrizione e Benessere. Questa settimana affrontiamo una tematica alquanto fastidiosa, ma anche molto frequente, soprattutto nelle società occidentali, e che può colpire in effetti bambini, adulti e anche il 40% delle donne in gravidanza. Stiamo parlando appunto della stipsi o della anche detta stitichezza. In effetti la stipsi è una riduzione del volume del materiale fecale e di una riduzione a meno di 3 volte a settimana delle evacuazioni. Può essere acuta quando è un qualcosa di temporaneo oppure cronica da quando si manifesta da più di 3 mesi. Può essere primitiva oppure secondaria, cioè secondaria ad altre patologie, come può essere il colon irritabile, le diverticolosi, le roidi, l'utilizzo di alcuni farmaci o anche delle neoplasie. In tutto questo, ovviamente, la corretta alimentazione può essere molto d'aiuto per ritrovare la giusta funzionalità intestinale. Diciamo che quando parliamo di una stipsi primitiva, il rallentamento della progressione attraverso l'intestino è causato soprattutto appunto da una scorretta, scusate, alimentazione e anche da uno stile di vita errato, quindi con una poca attività fisica, la sedentarietà, lo stress. Quindi vediamo insomma come l'alimentazione invece ci può aiutare, quindi non solo a ritrovare la giusta funzionalità intestinale, ma magari anche a limitare quello che è l'utilizzo di lassativi, che ovviamente vanno utilizzati quando prescritti dal medico, ma che se ne possiamo ridurre l'utilizzo è sicuramente meglio, anche perché nel lungo periodo tendono anche poi a far cronicizzare la stitichezza. Quindi, come primo passo, sicuramente è importante una corretta idratazione, quindi bere almeno 1,5 litri, 2 acqua al giorno, preferibilmente naturale, anche al mattino magari un po' tiepida, ma comunque bere durante tutta la giornata, sorseggiando lentamente. E per aumentare l'idratazione possono essere utili anche per esempio le tisane oppure il brodo. E oltre a questo, sicuramente dobbiamo ad ogni pasto associare una porzione di vegetali, quindi di verdure cruda o cotta, scegliendo tra broccoli, zucchine, melanzane, fagiolini, la verdura a foglia larga. In questo, diciamo, ci possono essere utili anche per esempio i passati, i minestroni, le zuppe, così come sono anche molto utili i legumi, anche in questo caso sotto forma magari di passato. E importante è l'utilizzo anche dei cereali integrali. Ovviamente dobbiamo ridurre quello che è l'utilizzo degli alcolici, oppure delle salse piccanti, delle spezie, mentre dobbiamo assicurarci comunque un buon utilizzo del condimento, quindi l'olio extravergine d'oliva, almeno 3 cucchiai al giorno. Possono essere anche utili o comunque diciamo, li possiamo consumare, sempre lo yogurt oppure i formaggi freschi, la ricotta. Chiaramente accanto a queste regole più strettamente alimentari, che vi ricordo poi possono sempre essere inserite all'interno di un piano alimentare più articolato, magari diciamo prescritto da uno specialista, in modo da poter diciamo, tenere presente sempre anche le proprie necessità nutrizionali, e ci sono anche da perseguire alcune regole comportamentali, quindi sicuramente praticare una corretta attività fisica, soprattutto di tipo aerobico, cercare di avere anche un tempo certo anche per poter mangiare, masticando lentamente, avere anche degli orari regolari, evitando anche il digiuno. Avere dei tempi anche per l'andare in bagno, soprattutto magari dopo uno dei pasti principali, in modo per cercare anche di educare l'intestino. Per incrementare anche l'utilizzo di fibre che dobbiamo consumare ogni giorno, avvicinandoci per lo più tra i 30 e i 40 grammi al giorno, aumentandoli però gradualmente ovviamente, ci possono essere utili anche magari degli integratori in polvere di fibre. Oppure possono essere anche utili nel contesto generale anche i fermenti lattici.
L'ultima indicazione, come dicevamo prima, è quella di ricorrere all'utilizzo dei lassativi sempre dopo aver consultato il medico e dopo aver messo in campo, diciamo, tutte queste buone pratiche alimentari e comportamentali di cui abbiamo discusso. Bene, io vi ricordo sempre che potete approfondire questo argomento leggendo l'articolo che trovate sul sito e sui social di Cilento Channel, ma anche sulla mia pagina Facebook, Studio Nutrizione e Benessere. Vi invito come sempre a scrivere un'email per suggerire argomenti o per fare domande a nutrizionericci@virgilio.it e vi rimando alla prossima settimana per un nuovo appuntamento della rubrica Nutrizione e Benessere, dove affronteremo un nuovo argomento sempre e solo su Cilento Channel. Ciao!